Così, il fratello Leonardo Navarra. Il Signore sia lodato e benedetto in eterno. Da tanti anni riceviamo in Africa delle magnifiche fotografie con scene come queste, circondate da un mare meravigliosamente bello. Ringrazio il Signore che oggi nella sua infinita bontà e misericordia mi ha concesso una gioia di non vedere questa scena tramite una fotografia, ma nella realtà. Ancora mi chiedo da che ho messo piede a Messina, se sogno o se è vero che sto incontrando dei fratelli, ma penso che il contatto che ho con voi è un sogno troppo bello per essere una realtà, ma accettiamola così com'è, perché mi sento un po' in un piccolo paradiso. Gloria al Signore. Vi porto i saluti della comunità dell'Africa tutta, e prima di condividere un pensiero sulla parola vorrei leggervi un documento che rivolgo a coloro che stanno testimoniando, che debbono testimoniare fra qualche attimo, un documento che è stato scritto tanti anni fa, quando per la prima volta i missionari assistettero a delle scene come queste, però in un mare fatto di sabbia, ma dove lì si battezza pure per immersione, gloria a Dio. È un documento vecchio, antico, che risale alle 1893, quando i pionieri per primi parlarono del Signore e ci furono dei convertiti e ci furono delle persone che accettarono il Cristo come personale salvatore e dopo lo confessarono, come lo state confessando voi in questo momento e testimoniando, gloria a Dio. Questo documento è stato scritto con sofferenza, perché dove noi lavoriamo si vivono giorni purtroppo sempre assai duri e tristi, ma ve lo leggo, ve lo traduco, anzi così come meglio si può in questo momento davanti a voi. E questo documento è rivolto soprattutto a coloro che sono vestiti di bianco. I candidati al battesimo sono dei convertiti che hanno ricevuto il Cristo come personale salvatore. Essi devono mostrare prima del battesimo che essi acque. Ricordati, e più che mai in questo istante, devi lasciare ogni cosa lì, distruggere il tuo io e accettare nel Signore il nostro Salvatore, il nostro Redentore, il nostro Re che noi dobbiamo seguire per sempre. Il Signore sia lodato, il Signore sia benedetto in eterno. Gloria al Signore. Alleluia. È un'ora molto importante, vero? È scoccata l'ora. È qui che si dà il via, è l'inizio di un nuovo cammino.